Salve ragazzi, oggi dobbiamo vedere come, bentornati nel mio canale YouTube come sempre, oggi dobbiamo vedere come si smonta la famosa Mokona, la macchinetta del caffè. Niente, tolto il supporto dell'acqua, il contenitore dell'acqua che sta sopra, iniziamo a smontare. Sotto, qui sotto ragazzi, ci sono 5 vite, le vedete, eccole qua, 1, 2, 3, 4, 5. Questi tre non li smontate, perché questi qua mantengono la caldaia. Per togliere solo il supporto, cioè solo il coperchio di sopra, bisogna smontare una vite e due. Questi due io li ho già smontati, non ci vuole niente, con una cacciavite piano piano se ne vengono girati, togliete questo 1, 2, questo no, 1 e 2, e poi dietro la Mokona non sembra, ma sotto questi due coperchietti ci sono altre due vite. Dovete alzare questi coperchietti qua, cercate di non rovinare assai la plastica, sennò il cliente poi si lamenta. Giusto un piccolo buco, anche così pure non entra l'acqua, perché se entra l'acqua qua poi fa ruggine vicino alle vite, perché è da qui dentro che passa l'acqua che sta nel contenitore dell'acqua, e poi va alla pompa che viene sparata verso la caldaia. Cercate poi di fare giusto un piccolo raspo, poi pulite il tutto a montare, niente, poi iniziamo, smontiamo prima questa vite. Smontate queste due vite, alzate piano piano il coperchio, eccolo qua, alzate piano piano perché sta collegato il tubo che mandano l'acqua dal contenitore dell'acqua alla pompa che sta qua, che poi viene sparata la caldaia. Allora, come ho detto prima, queste vite qua, quelle centrali, 1, 2, 3, questi mantengano la caldaia, non c'è bisogno di smontarli da sotto, poi casomai se dovete fare un intervento sulla caldaia smontate. Ma per togliere il coperchio basta che smontate queste due vite qua e le altre due che vanno dietro, 1 e 2, eccole qua. Praticamente dobbiamo smontare solo queste 4 vite. Poi per smontare la caldaia ci sono le altre 3 vite che da sotto sempre si smontano, 1, 2 e 3. Queste sono le 3 vite che mantengono la caldaia. Ok, niente ragazzi, detto questo abbiamo finito con lo smontaggio della famosa Mokona. Poi se dovete fare, magari se avete l'anomalia sulla pompa dell'acqua, basta che smontate da sotto 1, 2, 3, 4 e se ne viene il coperchio da sotto lo stesso. Poi sta un'altra vite qua, la quinta, questi mantengono il filo sicuramente. Niente ragazzi, dai, ci sono altre due viti qui dentro, se dovete fare un intervento all'interno dovete smontare da sotto, da sopra eccola la procedura. Ok ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un pollice positivo, vi raccomando, iscrivetevi sul mio canale così vi arriva sempre la novità. Ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao.